Onorevole Tassone, buonasera e benvenuto a Giri Falco. Ben trovati. Lei conosce molto bene Giri Falco e i suoi giri falcesi. Il 31 maggio la comunità si appresta a votare il nuovo Consiglio Comunale, ad indicare i nuovi componenti del Consiglio Comunale. Qual è, a suo giudizio, la strada che la comunità dovrebbe imboccare per ridare slancio a questa importante realtà che merita di, diciamo, di ritrovare l'importanza di un tempo, di essere rimessa al centro del dibattito politico ed istituzionale come era un tempo? Intanto ritengo che questo è l'auspicio di tutti coloro che si presentano nelle amministrative in questo periodo di tempo. Tentare di trovare una strada è la più giusta, la più logica, che dia senso e contenuto anche all'attività dell'azione amministrativa. E qui a Giri Falco, in particolar modo, oggi diventa imperioso il richiamo ad una assunzione di responsabilità per evitare la precarietà dell'amministrazione, il cedimento dell'amministrazione e quindi assicurare una continuità dell'amministrazione attraverso un cambiamento. Io sono qui per sostenere Cristoforo e quindi la lista che lo conforta, sono Giri Falco, con l'impegno di tanti giovani, di tanti amici, e non c'è dubbio che questa è una proposta che porta avanti questa lista, questa coalizione, questo candidato a sindaco. Una proposta di cambiamento, di discontinuità rispetto al passato, per restituire forza e dignità a questa cittadina. Tu parlavi di recuperare quelle che erano le vestigie antiche anche di questa comunità. Certo, questa comunità la vedo sempre più un po' asfittica, chiusa, compressa. Io ricordo Giri Falco come riferimento di una realtà più vasta di piccoli comuni, era il centro di riferimento quindi di attività e di tanti altri comuni che trovavano qui a Giri Falco un punto importante anche di incontro, anche per vari tipi di attività. Io ritengo che un'amministrazione stabile, pur nelle difficoltà che oggi attraverso tutti i comuni, possa essere una risposta ad una richiesta di buona gestione, di buona conduzione delle cose della pubblica amministrazione, tentando di ricercare sempre più le condizioni che diano una tutela ampia all'interesse di carattere generale e quindi evitare di cadere nei personalismi. Oggi noi stiamo soffrendo anche a livello nazionale questo sbocco verso ad una visione leaderistica anche della politica, degli uomini solo al comando, degli uomini carismatici. Ognuno di noi nasce da un'esperienza antica dove il carisma erano le idee, erano gli ideali, erano i progetti politici, erano i disegni contenuti che riguardavano una comunità, che riguardavano una cittadina, una città, una provincia, una regione, un paese. Invece oggi abbiamo un po' riconvertito tutto questo tra virgolette, invece il carisma viene a essere indicato semplicemente nella persona. Certamente ci vogliono leader carismatici, ma i leader carismatici non possono imporre la loro presenza soprattutto con un'azione tra virgolette di forza. Il carisma si ottiene quando il consenso si ha liberamente attraverso la persuasione, attraverso una buona amministrazione. Noi chiediamo invece, ecco, che ci sia una buona amministrazione, che sia un dato di discontinuità, come dicevo poc'anzi, rispetto al passato, e che dia a Giri Falco una possibilità di sbocco. Giri Falco è chiuso da tanti comuni, non ha lo sbocco al mare, quante volte l'abbiamo detto, ma può essere un po' un centro di riequilibrio tra la montagna e anche i comuni che hanno lo sbocco al mare. Un momento, possiamo dire, di direzione morale, ecco, sul piano amministrativo e sul piano politico. E per essere direzione morale sul piano politico e amministrativo ci vuole una buona amministrazione, una classe dirigente, una buona amministrazione che gestisca con il conforto dei cittadini.
e non con i cittadini che sono attivi e che vivono semplicemente il periodo dell'elezione, ma i cittadini che hanno una loro capacità oppure sono messi ad esprimere il loro dinamismo sempre, coinvolgendoli sempre e non richiamandoli ad un impegno soltanto del periodo elettorale, del periodo elettorale. Questo è un dato importante perché mobilitare i cittadini alla vigilia e poi dimenticarseli è la fine della democrazia, la crisi della democrazia. In parte ci ha già risposto, quali sono, però in ogni caso le faccio la stessa domanda, quali sono le caratteristiche che deve avere un sindaco per essere un buon sindaco? Ma questo è difficile che io possa rispondere a una domanda di questo genere, non lo so, me lo so sempre posto. Intanto uno che fa il sindaco, che per essere un buon sindaco, deve avere il convincimento che questo è un peso enorme, Cioè, oggi chi intende fare il sindaco e dedicarsi agli altri deve essere considerato un coraggioso, un benemerito per la causa della città, del nostro paese. Ci vuole molto pazienza, capacità di ascolto e di dialogo. Oggi ritengo che la crisi della politica è l'assenza di dialogo e l'assenza dell'ascolto, l'incapacità dell'ascolto. E quindi tentare di amministrare, non di promettere grandissime cose. Promettere grandissime cose credo che sia sbagliato. Uno che vuole fare il sindaco, e credo che questo sia l'impegno e l'azione di Cristoforo, deve promettere semplicemente il proprio impegno, disinteressato al servizio della gente. Ecco, credo che possa essere sufficiente questo. Cioè, poi i programmi di tutto quello che ha bisogno di questa comunità vengono dopo, se c'è questa dedizione, se c'è questo sforzo, questo spogliarsi del proprio io per essere invece il cittadino degli altri, il servizio degli altri. Per cui fare il sindaco, se uno vuole fare seriamente, deve spogliarsi dei propri interessi e i propri interessi devono coincidere con gli interessi di tutta la comunità. Questo è un salto di carattere culturale molto forte, molto importante. E io quello che dirò questa sera, che oggi siamo in un passaggio importante, fondamentale, perché l'unica struttura che sta tenendo, che deve tenere all'amministrazione, sono l'amministrazione comunale e l'autonomia locale, perché tutto in questo paese sta un po', non dico crollando, ma sta cedendo rispetto al peso delle costruzioni, dell'assenza della non politica, tanto è vero che qui non abbiamo, come in tante altre città, anche nelle regioni, non abbiamo più i simboli dei partiti nazionali, ci sono coalizioni civiche, nei comuni si capisce che tutto questo avvenga, si capisce molto meno che tutto questo invece si verifichi nelle realtà regionali più ampie. Questo ovviamente è il segno dei tempi non quelli che noi abbiamo vissuto. Qualcuno mi diceva che sta parlando, diciamo così, da un microfono, perché poi se la prende con l'antico, è giusto forse prendersela con l'antico. Però se questo è il nuovo, quello che oggi stiamo vivendo, preferisco l'antico per aver fatto di entusiasmo, di passione, di umanità. E credo che il sindaco deve esprimere, un nuovo sindaco che vuole avviare un corso nuovo, deve esprimere un corso di umanità, una dimensione umana che forse si è persa e che bisogna recuperare. Perché se non si recupera l'umanità nei rapporti umani, civili, all'interno di un piccolo comune, dove possiamo recuperare? E questo è l'interrogativo, se si recupera nei piccoli comuni può dare che tutto questo sia un supporto per un processo di cambiamento reale e sul piano planetario a livello nazionale. La lista numero 2 Solo Girifalco, guidata dal suo candidato a sindaco Pietro Antonio Cristoforo, ha strutturato il proprio programma sulla base di 3 principi: moralità, legalità e trasparenza. Lei ha operato per tantissimi anni nella commissione antimafia. Quanto sono importanti questi 3 principi? Quanto devono essere la base? Ma credo che sono fondamentali. La crisi della politica, che poi ha avuto il suo punto focale, il suo zenith negli anni 90-93 con Tangentopoli, proprio la sfiducia è stata poi la sfiducia dei cittadini. I cittadini hanno bisogno
bisogno di avere fede e di avere fiducia nel proprio amministratore. Si può seguire, si può votare un amministratore per paura o per slancio. Ecco, noi abbiamo un sindaco che si presenta, è un candidato sindaco che presenta l'elettorato e chiediamo un voto di slancio e di passione, perché non ci sono né condizionamenti, né promesse particolari e né ovviamente trappole intellettuali, tra virgolette. C'è un'autenticità, ecco, presentarsi con autenticità e vedere, e la gente deve vedere nel sindaco un amico, ecco, che sia chiaro, trasparente e che sia ovviamente leggibile e possa essere compreso quando narra il proprio programma, la propria politica. La fiducia è importante, perché la fiducia significa che la gente si avvicina, si concilia con la politica, con le istituzioni e capisca soprattutto che i problemi che vengono a essere portati avanti da un'amministrazione non sono i problemi dell'amministrazione, ma ci sono i problemi che riguardano tutti e di cui ovviamente per la loro soluzione c'è bisogno dell'apporto di tanti, di tutti. Come si fa ad arrivare alla fine della campagna elettorale senza confondere l'elettore, senza farlo confondere fargli subire il richiamo di false sirene? Lei che insomma ne ha fatte tante di campagne elettorali. Sicuramente misurato con un sistema. Questo è un po' difficile ovviamente, ecco, perché il rapporto, il contatto continuo e poi batte sui comportamenti. Poi l'elettore sembra che sia distratto, ma l'elettore sa quando è costretto a votare perché per induzione di alcune di alcuni atti, quindi attraverso le sollecitazioni che vengono dal parentato, dagli amici, oppure vota perché ritrova una lista, i candidati, o soprattutto il candidato sindaco, ecco, parte di se stesso. E la cosa più sconvolgente, più negativa, ve lo dicevo poc'anzi, quando l'elettore invece vota senza convincimento, dice sono costretto a votare. Questo è un brutto perché muore una parte di politica. Onorevole Tassone, il suo in bocca al lupo ai candidati che il CDU esprime nella lista solo Girifalchi, Filippo De Stefani e Valeria Tolone, e alla candidata a sindaco Pietro Antonio Cristoforo. A Filippo, Valeria, io faccio un in bocca al lupo. Non si dice gli auguri perché dice che prima di ogni esame, e questo è un esame, un in bocca al lupo. Ringraziandoli entrambi perché rappresentano in questa lista un partito che un po' ha recuperato la grande storia dei cattolici democratici impegnati nei civili, perché questi due ragazzi, cioè l'ingegnere non è il ragazzo ma poi da giovanissimo è veramente un grazie per questo servizio che stanno dando, certamente la lista, la candidatura di Pietro Antonio Cristoforo, ma il servizio che stanno dando ad un'idea, una lista, senza un'idea, senza un progetto e senza un riferimento ai grandi ideali, sarebbe, a mio avviso, certamente una buona lista, ma mancherebbe di quel carburante che soltanto la memoria della storia può dare. La ringraziamo. Grazie a voi.